discussione sul digiuno del Vangelo di oggi ci presenta tre gruppi di persone: i farisei che digiunano per dovere, i discepoli di Giovanni che digiunano per prepararsi bene alla venuta del Messia e i discepoli di Gesù che hanno scelto di vivere in pieno godimento la presenza di Gesù tra loro. I discepoli di Gesù vivono nel presente, godendo dell'amore che Dio ha rivelato nella persona del suo Figlio unigenito. L'amore dona gioia e pienezza di vita. E noi, perché digiuniamo? Per dovere? Per mettere alla prova la nostra volontà? Per perdere qualche chilo di troppo? La felicità più grande dell'uomo è sperimentare l'amore e viverlo in pienezza. Digiunare significa voler entrare in relazione con qualcuno che posso amare intensamente. Rinuncio al cibo per riempirmi di Dio. Rinuncio a me per riempirmi di amore per Dio e per gli altri. Il digiuno è sempre per qualcuno, quindi per amore. E quando si ama non si sente più il peso del sacrificio. Ogni azione si compie con gioia. Cosa significa per te il digiuno? Da cosa digiuni? Cibo, TV, internet, cellulare? Perché per te è importante?